vicino al pareggio clamoroso, da 3-0 al 3-2 e calcio di rigore a disposizione. Guardate anche Curci come esulta per il fischio di Carmine Russo. Il fallo di Grigera su Maccarone, quarto rigore del campionato per il Siena, subito Livorno. E al 25esimo minuto di gioco della ripresa c'è un calcio di rigore in favore del Livorno, l'espressione di Claudio Ranieri. È tutto un programma, guardate, Cristiano Lucarelli va al tentativo di traversone, va così e poi c'è questo tocco di Juan dentro l'area di rigore che l'arbitro non aveva visto. È stato immediatamente segnalato dall'assistente che ha alzato la bandierina per dirlo al direttore di gara. Calcio di rigore dunque in favore del Livorno, il fallo di mano di Juan dentro l'area di rigore su Cristiano Lucarelli. Questo è quello che ha visto il direttore di gara con la collaborazione dell'assistente. Tutto è pronto, sta per partire Cristiano Lucarelli, eccolo qua, Cristiano Lucarelli, 3-3 tra Livorno e Roma, tripletta di Lucarelli, andiamo a Torino. A Torino tocca a Ghessal perché Maccarone ha subito un colpo molto violento da Grigera, potrebbe esserci bisogno del cambio. Terzo rigorista della stagione dopo Paolucci e Maccarone, Ghessal per il Siena, i fischi del comunale, il tiro, il gol, Abdelkader Ghessal, 3-3 a Torino, 3-3 a Torino, esulta Malesani, il suo vecchio stile, l'esultante di Ghessal, doppietta personale, Livorno. E qua rivediamo la rete di Cristiano Lucarelli, la tripletta di Cristiano Lucarelli, esecuzione perfetta, superato così Giulio Sergio, torniamo a Torino. Rigore perfetto di Ghessal, l'algerino la mette lì all'incrocio dei pali dove Chimenti non può arrivare, 3-3 e Juventus in gravissima difficoltà. Buffon prova in qualche modo a spingere Chimenti intuisce ma non arriva sulla conclusione di Ghessal, può saltare e liberare la sua gioia Gianluca Curci, remontata direbbero in Spagna del Siena nei confronti della Juve, da 3-0 dopo i primi 10 minuti a 3-3, copione impensabile anche per i tifosi del Siena che al gol di Candreva avevano arrotolato gli striscioni e cominciato a sfollare. Adesso è tutta una partita diversa sul punteggio di parità. Fiolis perde il pallone, lo recupera la Juve con Sissoko, Camoranesi, c'è il movimento di Saliamidzic sul settore di destra, devastante in quella zona per la Juventus, Maccarone, il tocco centrale per Sissoko che sbaglia la profondità, recupera Curci, Genova. 75esimo minuto, sembra essersi placata la furia della partita almeno negli ultimi minuti, ma davvero il secondo tempo si è confermato se possibile uguale al primo, non solo in fatto di gol ma di occasioni create, una pioggia di occasioni davvero dappertutto. Qui intanto il Cagliari che ci prova ancora, ci crede con questo esterno da parte di Matri sulla sinistra per Kossu, entra in area di rigore, ancora Kossu prova a caricare il destro, palla che va a sbattere.